seguendo le distanze dentro sé. Quante deviazioni, quali direzioni, quali no. Prima di restare in equilibrio per un po'. Sogno un viaggio morbido dentro al mio spirito e vado via, vado via. Mi vida così sia. Sopra un'onda stanca che mi tira su. Salve, siamo qui oggi per così raccontarvi un po' quelle che sono le mie diciamo, riflessioni su alcuni aspetti della nostra città, cominciando da Lama Balice, che è una zona che della quale dovremmo avere sicuramente molto più rispetto, considerando che spesso viene utilizzata o in maniera indiscriminata da parte di chi abusivamente realizza vigneti o coltivazioni di vario genere, o addirittura utilizzata come discarica per materiali di risulta che invece andrebbero smaltiti in maniera diversa, utilizzando il servizio pregevole che la SV svolge per la nostra città con una semplice telefonata. Io credo che sia necessario innanzitutto pensare che si debba ridefinire un pochino tutta quella che è la mappa anche di questo splendido territorio paesaggistico della nostra città, appunto per evitare che nel momento in cui ci sono le cosiddette mene e quindi l'acqua che arriva dalle murge possa poi trovare degli ostacoli non naturali ma antropici creati dall'uomo e quindi creare questo ostacolo in questa bellissima zona della nostra città. Quindi un profondo rispetto per il nostro ambiente, per la nostra città, che sicuramente non possiamo non valorizzare vista la bellezza appunto di questo territorio. Naturalmente a tutto ciò si associa anche la dimensione di quelle che sono le nostre bellezze artistiche della nostra città. Un centro storico che con le sue bellezze artistiche dovrebbe avere maggiore impulso sia come sviluppo, quindi con la possibilità di aprire anche nuove attività e dando opportunità a tutti quei giovani che intendono appunto intraprendere un'attività commerciale all'interno del centro storico. Quello che a noi preme è soprattutto cercare la possibilità di incrementare lo sviluppo economico del nostro paese. Un altro elemento sul quale non possiamo più transigere è anche il discorso di uno sviluppo economico con una ripresa anche di quella che è l'edilizia nel nostro paese, creando posti di lavoro che andrebbero a contrastare quella povertà sociale che ormai è un discorso che non riguarda soltanto Bitonto ma che riguarda nel complesso la nostra nazione e quasi oserei dire anche il mondo in generale e soprattutto la nostra cara Europa. Per quello che riguarda invece la questione delle attività sportive nel nostro comune, credo che bisogna ripartire da quello che già precedentemente è stato fatto per lo sport, ma quello che a noi tocca è soprattutto cercare di implementare non soltanto le strutture che vanno riviste, vanno rivisitate, vanno ristrutturate, ma anche creare una forte sinergia tra le palestre che le scuole hanno in uso, in modo tale da poter consentire a chi fa sport anche di utilizzare le palestre in modo proficuo. Ecco, io credo che noi dobbiamo tutti quanti lavorare per il bene della nostra collettività e soprattutto dobbiamo spingere affinché la nostra città sia una città che possa rivedere finalmente quella bellezza, quel fulgore che ha visto in tempi lontani. E questo è l'augurio che io faccio, è che chiunque vada al governo di questa città lo faccia solo ed esclusivamente per amore della nostra carissima Bitonto.